Oh mamma mia. Allora, per in questo momento stiamo vedendo l'insetto, il centipede, okay, che sceglierà uno di noi. No, e no, uno di noi. Io no, che schifo. Fede sta guardando la TV. Ma come questo sono io? Oh, scegli me o scegli te, Fede? Sei sicuro? Scegli te! No, perché? Perché io? Perché devo iniziare così? Guarda come mi sto contorcendo. No, 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 me ne vado. Un'ora dopo. Ma cosa un'ora dopo? No! Perché devo essere io il mostro? Un'ora dopo. Quindi era praticamente un party, sì, tra me e te, i consolini, e io però mi sono trasformata in un mostro. Esattamente. E queste sono le mie prove. E ora tu ammazzerai tutti i consolini. No. Complimenti, Fede. Dai, benvenuti in questa nuova mappa di Roblox. Oggi giochiamo a Centipede, come potete vedere. Aiuto! Uno di noi è un mostro e bisogna sopravvivere e fuggire dalla casa. Quindi questo è l'obiettivo. Come sempre giochiamo con i consolini, come sempre per giocare con noi. Link in descrizione nel nostro gruppo di Roblox. E partiamo. Allora, abbiamo 10 minuti per fuggire. Forza consolini, tryharding, Steph, mi posso arrampicare nei muri, cioè sì, roba... no, fai proprio schifo, eh. È una roba, ma tu non hai idea di che cosa sono. È una cosa schifosa. Cioè, penso che tu non mi vorrai vedere in queste condizioni. No, non ti voglio vedere a priori, guarda. Cioè, sono un qualcosa di davvero terribile. Io ho trovato una chiave blu. Mamma mia, che ansia sto posto. Però, allora, chiave rossa qua. Lì ma io c'era quando inizio, roba scusatemi strana. Secondo me è a 9:30. Ok. Chiave verde, ovviamente. Eccomi! Trovo tutto tranne quella che devo aprire. Ciao! Io. Ciao! Come ti uccido? Aiuto. Cioè, se... ti uccido. No, no, Stefano, mi dissocio. Ti dissoci? No! È brutto? No! E mi sono aumentate le zampe, no! Sì, 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 tu diventi più grande in base a quanta gente fai fuori, eh. Steph, allora, quando uccidi una persona... ho sentito dei rumori. Gli mangi la faccia letteralmente. Gli mangi la faccia? Sì, sì. E io posso arrampicarmi nei muri, andare ovunque, quindi spiarvi da tutte le direzioni. Wow, sei potentissima. Sono Faccio quasi molto preoccupato schifo. Allora, ok, qua serve il gasolio. Dove siete? Infamoni, io ho preso, poverino, un consolino che ha aperto la porta e io ero lì di fronte. Cioè, è stato proprio tristissimo. Qui un pezzo di legno. Ne prendo un'altra. Ne prendo un'altra, sta scappando. Io sono lettissima, mannaggia me. Steph, guardami almeno. No, no, fai schifo. Steph, fai veramente schifo, Fede. Ma vuoi vedere una cosa? No. Allora, mi stai guardando? Sì. Rosy, adesso sei morto. Andiamo via. Sacrifica lei, Steph. No, 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 Sofì, com'è, com'è? No, è la chiave. Siete tutti qua. È morto. Ma vedi cosa faccio? Sì. Vedi? Sì. Fede, sei terribile. Ha pure 23-17 il nome, poverina. Io non guardo in faccia a nessuno. Ma un altro? Sì, mi sa che rimarrà solo Steph qua, Mi sa di sì, Continuando allora, così, mi sa di sì. Steph, sono gigante, che schifo. Ma perché devo giocare a sta roba? Ah! Eccolo. No. Signori, no, ci siamo. No, ma che ci siamo, un corno, ci siamo. Lentissimo, poi, mannaggia. Dov'è? Dov'è? Me ne sono andato al bar. Non sei salvo, Steph. No, scappa. Non siete salvi. No, Rosy. Anche Rosy è andata. Rosy, secondo me era l'ultima sopravvissuta. Ho visto la testa di Rosy volare. Sì, volano le teste poi, succede anche quello, Steph. Io sono lunghissima. Allora, fa davvero schifo. Ho visto qualcuno. Qualcuno? Chi era, lo Steph? Io e Steph non c'è. Io ho visto qualcuno che correva Steph è andata al bar. Da questa parte. È andata a mangiare uno snack. Vediamo un po'. Una pizzettina. Corro su e poi Dov'è? giù. Sempre più lontano. Steph, se canti non ti risparmio. Dov'è? È impossibile da trovare nella mappa quando rimane solo lui. Penso che ci sei solo tu o forse anche qualcun altro. Eccolo. 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 No, non chiudermi le porte. Io le posso aprire. Dove è andato? Basta, Steph. Sono troppo potente. Allora, non so cosa serve questo oggetto che ho trovato. Io mi sto nascondendo nel soffitto, quindi aspetto che tu entri in questa stanza, mi butto sotto e ti ammazzo. Ah. Secondo me è molto bello. E mi dici anche la tua strategia? Sì. Non è una buona anche idea. Perché se più sto nel soffitto, più il mio personaggio si bugga, quindi inizio a vedere cose strane. Allora, teoricamente questa mi serve, no, sì. No, andiamo a cercare. Mi ero appena incastrata in un tavolino. Ah, okay. Mi sono spaventata. Io ho avuto ansia perché pensavo mi avessi visto. No, no. Che paura, Fede, non farmi più questi scherzi. Allora... Ma c'è una consolina! Ma come? Se ne aggiungono! Vai, vai, Sakura! Ma non va bene! Si chiama Sakura! Ma non vale! Vai, forza, forza!
Allora, sopravvivi. Vediamo qui. Il problema è che se segue a me fa una brutta fine, secondo me. Oh, oh, oh. Un'altra cosa aperta. Mamma mia, non si capisce nulla. Adesso noi dobbiamo ragionare. Mi serve un oggetto, ma non posso dirlo a Fere, sennò quella lì campera. Esatto. Perché è un infame. Quindi dove ritrovo è tale... È troppo grande la mappa, io non ce la posso fare. Perché poi sono pensa a dover fare tutte le tasche per fuggire. Eccolo. Ma io non ci credo, è stato bellissimo trovarti così. Perché non stavo più guardando gli angoli, ma esatto, stavo pensando a trovare l'oggetto. E chi è rimasto quindi? Allora, spectate. È rimasta Sakura. Ok. Piena di sopra. No, Steph. Eccola. Vabbè, guarda, l'ho appena vista. Sakura scappa. È rimasta da sola, ma ha il cappellino di Natale come me, è una tristezza incredibile. Vedi, però l'hai presa bene adesso. Rip, eh? Esatto, perché ho fatto tutto il giro, non volevo traiettare troppo. Ma se fai i giri dal rip soffitto e poi ti butti, puoi fare delle sappi tecniche. Sappi che Sakura ha scritto rip. Andiamo, 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 andiamo. Allora, serve sicuramente la chiave rossa, perché ho già visto il lucchetto della chiave rossa da dover trovare. Da questa parte niente di niente. Qui niente di niente. Lì abbiamo la chiave verde. La prenderò, sì, la prendo io, la prendo io, la prendo io. Perfetto. Avvisami se vedi il lucchetto con chiave verde. Dobbiamo essere veloci, Fede. Tryhard, sì, mannaggia, non so che devo fare. Fede, quello che devi fare. Quello che devo fare, okay. Non morire. Ci provo. No, non è che ci ma provi. Ma non te lo assicuro, Steph. Ho già aperto? Okay. Ok, ho già preso la trave, bene. Devo stare attento allora, a girare gli angoli. Abbiamo esatto partito, gli eh angoli. Okay. Esatto, è partito, Steph. Ok, quindi da qua io dovrei... Okay. E da me, da me? Ok, chiave verde io, non so se serve. No, 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 l'ho già usata, occhio, eh. Ok. Ok, facciamo in questo modo. Servono la chiave blu e la chiave viola. No, è qui, scappo, 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 scappo. Non morire. No, non sono morta, sono scappata. Non mi abbandonare. Steph, è probabile che ti abbandonerò, quindi non mettermi ansia perché mi stai già stressando la vita, ok? Bene. Non sto trovando nulla, ho trovato solo una chiave verde che non serve a niente. È perché l'ho già usata io, è solo per quello che non serve a niente. Ok. Ho rischiato di morire. È arrivata zitta zitta. Sì, sì, neanche lo senti arrivare, è terribile. Che paura. Ci serve paura un sacco il martello, la chiave blu e la chiave viola. C'è qualcosa che magari ci qualche sfugge zona che non riusciamo ah a trovare. Hanno aperto qui però. Io ho questo che non avevo visto che avevamo aperto. Ho sentito il verso. Vieni pure, tanto qua non c'è un vico cieco. Questo serve. Prendi la bottiglia, serve a qualcosa ma non so cosa. Qui, qui, qui. Ah, ma non sono tu. Io, Steph, non so con chi stai. E c'è capelli rosa, è Sakura. Non so con chi stai parlando. Io confondo Fere con altre. Ho notato. È una cosa terribile, Steph. Mi hai scambiato per un'altra. Sì. Io non mi chiamo Sakura, eh. Occhio. Occhio agli angoli. Safe. C'è una porta. Mamma mia. Ogni tanto controlla dietro. Guardo quest'angolo. Cos'era? Aiuto. Mamma mia. Ok. Vedi? Ok, bravo, si sta prendendo, bravo, si sta bravo, bravo. Questa non l'abbiamo mai aperta. Ma perché sono volata via? Fede, perché faceva un'esplosione e sono morto. Come sei morto? Che scemenza, no, però. No, Steph, sei proprio morto. Sì. No. E non posso tornare in vita. Ho trovato. Prendi questo, prendi questo. Ma no, dai, Steph. Ma che cavolata incredibile. Allora, io ho trovato la chiave arancione che è della cassaforte. Ok. Perché ho la chiave arancione, ma non si può morire così comunque. Lo cioè so, già basta il centipede. Ok, lui apre quella ma serve il martello. Mannaggia, la chiave arancione sai che non mi ricordo proprio a sto punto. Io l'ho vista, è una cassaforte che sta per terra, Steph. È in che cioè stanza? Proprio, no, nel senso appoggiata per terra. Non mi ricordo, secondo me è giù, non è qui sopra. Ok. Eccola, 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 avevo ragione. Perché questa è una zona che si è aperta, io non l'avevo mai vista. Vai. Okay. Chiave bianca. Mai vista. Chiave vai dell'uscita, chiave dell'uscita. Ah, vai a metterla subito. Non è questa l'uscita? Non è questa. L'uscita? Sì, Steph, vedi che il lucchetto è bianco, ma dobbiamo prima togliere le travi. Oh, allora devi andare a riprendere il martello. Porca miseria, che ansia, l'hai visto? Fede, ti ho sfiorato. Che faccio? Vai, no, lì. Esatto, okay, per ora vai lì. Nel caso sali e poi ti butti giù dalla trave, è il modo migliore per seminarla. Esatto, mi sta ancora seguendo? Sì, sì, sì. No, è andata via. Allora, siete vivi in tre. Però c'è anche questa porta, guarda, è un'altra uscita forse. Bene, ho una brutta notizia, il martello in questo momento non c'è nessuno in mano. No. Ragazzi, dove l'avete messo però? Io mi ricordo la stanza, ti ricordi che ti avevo detto quando lui l'ha cambiato con la chiave? È la stanza in questi corridoi è una porta grigia. Occhio. Non è neanche qua. Sto guardando. Però tutto siamo, eccole qui, 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 qui. L'hanno ripreso. L'hanno preso, sta quindi quello che sto dicendo. L'hanno preso e non sappiamo più dove l'hanno. Eccolo, già. Apri! Apri! Vai. Non è questa, ok. Sì. Puoi aprire? Serve la card? Ho aperto. Ma serve la card? Serve la card, credo. No, ce l'ho fatta.
Ce l'ho fatta! Hai vinto? Sì, ci sono diverse uscite. Aspetta, sto uscendo. Lo vedi il filmato? No. Tu non lo vedi? Sto scappando comunque dalla casa. Non lo so. C'è un'auto arrugginita. Secondo me muoio. Quindi manca... Secondo me muoio lo stesso. Credo che manchi solo Sakura, che non sa che avete aperto l'uscita. Esatto. Sakura mi sa che la vedo male. Dici, non ce la fa uscire. Perché hai notato che ci sono comunque tante due. Uscite? Due. No, sono tre. Secondo me sono due. Secondo me sono tre, Steph. Sakura sono non riesce... tre uscite. Non è una buona idea, Sakura. Non è una buona idea. Se vai dritta, scoprirai a sinistra. Guarda, ecco. Vai. No, non ha capito che è aperta. Ci fermiamo così mentre il Semtipades 2015 continua a cercare. E noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao, ciao.